Allora, l'iniziativa di Un Ciak sotto l'albero nasce dalla collaborazione fra l'associazione A Parte di Badalucco con l'associazione Wa We and Art, di cui io sono presidente, e che da qualche periodo ci vogliamo portare avanti con la promozione della cultura del cortometraggio e delle arti visive, che sono una delle nostre prerogative, avendo nei nostri associati molti giovani artisti che si occupano dal teatro, alla fotografia, al cinema, e quindi è una cosa che portiamo avanti già col corto in spiaggia e con altre rassegne. Questa rassegna è molto particolare, perché è una rassegna cineletteraria, in quanto faremo vedere dei cortometraggi di autori liguri, ma dedicati ai bambini, con una doppia proiezione alle 3:30 e alle 5:30, intervallate dalla presentazione di due libri, sempre per bambini. Uno di Nicola Lucchi, che è uno scrittore, uno sceneggiatore italiano che però vive a Los Angeles e che scrive già per il cinema, ha scritto uno dei cortometraggi che vedremo nel pomeriggio. E che ha scritto questo libro, Johnny il Camaleonte, che è edito da Einaudi Ragazzi, e che questa è una delle sue prime presentazioni, essendo uscito a novembre. L'altro è di Rino Alaimo, che è questo autore savonese, che ha fatto questo libro qualche anno fa, Il bambino che amava la luna. Esso deriva dal cortometraggio che vedremo nel pomeriggio, un cortometraggio che ha vinto il Giffoni, che ha avuto un grande successo, dal quale si è stato estratto questo libro, che è un vero e proprio successo editoriale, essendo stato tradotto in tantissime lingue. Pensate che è stato venduto in Cina, piuttosto che in Australia, che negli Stati Uniti, e che adesso in Italia ha avuto un po' meno diffusione, e quindi ci fa piacere poter portare qua una opera di una così bella opera di questo grande artista.